Allora iniziamo, perché dopo purtroppo stasera qui ci sarà una sala da ballo e reclamano i locali. Ecco. Per fortuna. Per fortuna. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere intervenuti alla presentazione del libro del caro maestro Donato, fondatore della Solidarietà Malnatese. Il ricordo che ho di lui è quello di un uomo dotato di un carisma naturale, un carisma che non apprendi sui libri o a scuola, ma che ce l'hai dentro e che ti è stato donato. E lui usava questo carisma per affrontare i problemi e le difficoltà quotidiane, con eleganza e sensibilità, ma anche con una determinazione che solo lui riusciva ad avere. Fu così che durante il periodo del suo assessorato ai servizi sociali, per superare i vincoli legislativi e burocratici che caratterizzavano la pubblica amministrazione e che gli impedivano di intervenire tempestivamente a favore delle persone bisognose, si inventa un'associazione che, lavorando in stretto contatto con l'amministrazione comunale e in particolare con il suo assessorato, gli permettesse di intervenire in maniera rapida ed efficace per fronteggiare le emergenze che già allora come oggi caratterizzavano la nostra città. Era il 1 ottobre del 1988 e Donato ebbe la forza, la determinazione e la capacità di mettere assieme in un'unica associazione tutte le forze che allora sedevano in consiglio comunale. Scusate, ma sono molto emozionata. Chi al governo e chi all'opposizione, costringendole a dialogare e a cooperare in nome di un obiettivo superiore, l'aiuto alle persone in difficoltà. Sempre su un'iniziativa sua iniziativa, la solidarietà fu poi allargata a tutte le associazioni malnatese che si occupavano del sociale. Donato, pur non essendo mai presidente della nostra associazione, ne è stata l'anima e il motore indiscusso. Era dotato di un'inventiva e di una determinazione non comuni, che lo posero sempre in prima fila nell'ideazione e nella realizzazione delle numerose iniziative che caratterizzarono la nostra associazione. Come non ricordare la realizzazione della torta di 32 metri realizzata a Rogoredo, o i piatti raffiguranti scorci della nostra città dipinti dai pittori malnatese, o il progetto Boston, per non parlare poi del mercatino di robe vecchie. Tutte iniziative finalizzate a fare conoscere e apprezzare la nostra associazione e soprattutto a raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi. I ricordi delle giornate belle e, perché no, anche di qualche scontro sono tantissimi, ma quello che non potrò mai dimenticare di lui è la gioia con cui donava il suo tempo e le sue energie agli altri. Ora, noi della solidarietà, ma anche le centinaia di famiglie che tramite noi sono state aiutate, non possiamo fare altro che dire grazie per l'intuizione che 35 anni fa Donato ebbe. Ma un grazie dobbiamo anche dirlo alla sua famiglia, alla moglie Mariangela e ai figli, il dottor Alberto e Titti. Credo che stare vicino e sostenere Donato nelle realizzazioni delle sue idee, delle sue imprese, a volte, scusate il termine, pazze, non credo sia stato sempre semplice, ma come dice un famoso detto, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Una donna che in questo momento, attraverso la poesia, ha voluto far conoscere un altro talento di Donato. Non mi dilungo oltre, perché a ricordare Donato più delle parole sono i fatti, la solidarietà, il suo impegno nel sociale, il mercatino e le numerose altre sue iniziative parlano da sole. Grazie Donato. E ora mi permetto di invitarvi a prendere in cambio di una modica offerta il libro edito dalla sua famiglia, Un libro ti ho donato, il cui ricavato, come voluto dalla moglie Mariangela, verrà interamente devoluto
alla nostra associazione per aiutare le famiglie malnatese e bisognose, in continuità con quanto Donato ha sempre voluto e fatto. L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. Grazie. Adesso non posso più dire che mi sono tolto un bel peso di passare il microfono alla signora Mariangela. Sarò brevissima. Anzitutto do il benvenuto a tutti, abbiamo anche il signor sindaco, ho una rappresentanza del CSI, la professoressa Mafelli e il professor Serino, e poi tutti gli insegnanti, quelli che mi hanno commossi più di tutti, tutti i suoi colleghi sono qui. Bene, poi c'è gli amici della politica, l'Antonio Sassi, il dottor Sassi, che guai se non fosse venuto. Bene, ringrazio tutti voi. Tutti voi siete una presenza importante, siete belli da vedere. Quasi ho già finito la cosa perché però mi corre l'obbligo di fare dei ringraziamenti, in primis a coloro che con i loro scritti introduttivi hanno impreziosito il libro, tracciando di Donato un profilo nei vari settori in cui ha operato. Mi riferisco al professor Maurizio Pollini, alle maestre Marinella Ambrosetti e Luisa Franzi e il professor Mario Bianchi. A questo proposito vorrei porgere al caro Mario, purtroppo infortunato, un saluto affettuoso e l'augurio di tornare presto tra noi, sano e pimpante come sempre. Ti voglio bene, Mario. Secondo ringraziamento va a mio genero, va a Daniele, che con tanta pazienza e precisione ha curato l'impaginazione. Vi assicuro, un lavoro improbo, veramente impresso. Ha fatto moltissimo, grazie Daniele, grazie per quello che hai fatto al computer. E infine ringrazio la solidarietà malnatese, che ha profuso tempo e creatività nella preparazione di questa festa. Formichine guidate dalla presidente signora Adriana, eccola, che hanno operato nel silenzio e nell'ombra, ottenendo risultati eccellenti e incisivi. Grazie a tutti. Di cuore. Faccio anche la valletta. Adesso diamo la parola al dottor Alberto Pedroli, che suo padre l'ha fatto socio al numero 8, sperando che o la figlia o il figlio potessero venire alla solidarietà. Però vabbè, accettiamo anche la presenza oggi. Devi aprire una sede a Bari se vuoi che faccio qualcosa, perché no. Sai che io lavoro e purtroppo vivo laggiù. Io mi potrei anche trasferire. Guarda che c'è il sindaco, di Bari. No, purtroppo per la distanza da casa. Sì, lo sappiamo. Troppo la distanza da casa. Stanno più al caldo. Io ringrazio tutti quanti voi di essere qua questa sera. Vorrei mettere una cornice a questo momento. Non è per spocchia che oggi presentiamo questo volume. Non ci appartiene. Non è una dimensione che appartiene alla mia famiglia. Perché magari a qualcuno è venuta anche l'idea, dice, ma questi? No. È un momento per rinsaldare, se ce n'era bisogno, il legame con la solidarietà, ed è una precisa volontà della mamma il fatto che questo scritto possa produrre qualche risultato positivo, qualche beneficio per qualche persona meno fortunata. Questo è il vero e profondo motivo. Mettiamo in comune con voi un momento veramente molto delicato per noi, delicato nel senso di cuore. Papà ha scritto queste poesie rubando dei momenti nel tardo pomeriggio. Si metteva una vecchia Olivetti 22, 23, 25, le batteva. Se voi aveste visione degli scritti olografi, alcune di queste poesie non hanno correzioni.
perché evidentemente sono maturate dentro di lui ed è un po' un distillato, no? Sono davvero poche le correzioni proprio sul primo testo, poi sul testo dati lo scritto c'è qualche correzione, di qualcuna lo presentiamo, c'è proprio qualche leggera correzione. E il ricordo nostro è di papà che ci rubava un altro pezzettino di tempo, oltre al tempo che ha ricordato Adriana, e scriveva queste cose. È una macerazione in un cuore che riandava con piacere a momenti passati, a un mondo che non c'era più, che era rapidamente cambiato. E chi percorre avrà la pazienza e la cortesia, il garbo di provare ad entrarci in questo percorso, troverà proprio una grande melanconia che ritorna. Una melanconia che però si appoggiava su momenti estremamente sereni di vita. E per cui è in questo humus che sono cresciute queste espressioni e queste poesie. Per cui, mi permettete una confessione, io non ero tanto d'accordo nel doverle portare in pubblico queste cose, perché appartenevano proprio a noi, alla nostra famiglia, alle pieghe della nostra famiglia. Mamma invece è stata molto molto determinata. E per cui mi permetterete un racconto di un minuto che vi farà sorridere. Questa sala era divisa a metà perché ha due porte, oggi è una sala da ballo. Un tempo erano aule, perché quando io sono stato avviato alla prima e le culle erano strapiene, la scuola non era sufficiente ad accogliere tutti. E quindi io andavo a scuola al pomeriggio, perché la mattina queste stesse aule erano occupate. E la sala era divisa a metà. Solo che il primo giorno di scuola, io abitavo dove abita tuttora mamma, in Villa Rossi, c'era la casa nostra e poi c'era una fattoria. Io ero un animale selvatico, io avevo cose da fare legate alle mucche. E ad ottobre si cominciava a fare quello che in dialetto si definiva lo strame, no? La lettiera delle mucche, si raccoglievano le foglie. E io avevo da fare quel lavoro. Mi hanno preso dalla pianta, mi hanno vestito e mi hanno portato a scuola. Primo giorno ho pianto tanto da avere un conato di sangue dalla gola. Al terzo giorno di assenza, papà è venuto e mi ha detto: guarda che bisogna che a scuola andiamo. Mi dice: io non ci vado. La mia maestra era una maestra di prima nomina, si chiamava Alessandra Tandi. Era appena stata nominata e papà invece era uno dei maestri un po' più, come dire, più strutturati, quindi... E io ho detto: io vado a scuola solo se vieni tu. Papà dice: ma guarda che papà non possono accompagnare i bambini a scuola. E io non ci vado. Il carattere da qualcuno l'avrò preso, giusto? Assolutamente. Sta di fatto che arrivammo ad un compromesso, lui parlò con la maestra e la mia classe era proprio questa. Erano 60 in classe. Erano questa, era la prima parte. Allora io ricordo questo pomeriggio dove veni accompagnato da papà, che mi avevano riservato il primo banco, che si mise in piedi vicino a me sperando che venisse buona. La maestra cominciò la sua lezione, capite l'imbarazzo della maestra, da adulto lo capisco oggi, allora mi interessava veramente poco. Ma ad un certo punto il papà mi disse: esco un attimo a fumare una sigaretta. E io disse: ok, tanto ritorna, poi tenni duro qualche minuto. Poi ebbi il più grande tradimento da bambino, perché vidi la figura del mio papà che saliva lungo quella vetrata e dicevo: mi ha imbrogliato. Così è cominciata la mia vita. E quindi permettetemi il ritornare qui dopo, anche 40 anni, mi riporta veramente ad un momento di radice, ad un momento di cuore. Bene, prendete questo libro, questo volumetto, davvero come un dono nostro. Non c'è proprio, e lo torno a dire, nessun gradiente di spocchia, ma soprattutto insieme proviamo ad affrontare quelli che sono dei problemi di persone reali e concrete che la solidarietà malnatese continua non ad affrontare, permettetemi, a risolvere. Grazie. Allora, adesso facciamo parlare parli tu e dopo lui. Allora, prima Maurizio. Sì. Allora, prima il dottor Maurizio Ampollini. Non litighiamo. No, no. Dai, sì, leggi tu. Aspetta, perché senza questi oramai è tragica. Ok.
Ma cosa dovrei dirvi? La prima roba che mi viene da dire è quod scripsi scripsi, cioè io ho già fatto una pagina di introduzione in cui ho messo in evidenza alcune cose, per cui cercherò di non ripetermi ed eventualmente di integrare alcuni degli aspetti che ho messo in evidenza. Il mio primo ricordo di Donato avviene quando sono un bambinetto che va alle elementari, peraltro anch'io ho fatto la prima elementare qui, però ero dalla parte di là, non ero dalla parte. E vedevo questo maestro con l'aspetto distinto e chiedevo: ma chi è quel maestro lì? E qui una cosa su cui riflettere: mentre gli altri venivano chiamati col cognome, c'era il maestro Buzzi, la maestra Biancardi, la maestra Malinverno, lui era il maestro Donato. Non metteva soggezione, però ispirava autorevolezza e rispetto. Poi col passare degli anni ho avuto modo di conoscerlo, di fare anch'io con lui militanza politica, poi magari non sempre la pensavamo allo stesso modo, anche perché lui era determinato, io pure, per cui inevitabilmente qualche volta ci si trovava su versanti diversi. Ma una delle cose che ho sempre apprezzato in lui è stato l'attaccamento alla sua comunità, alla sua città. Lui per Malnate avrebbe fatto qualsiasi cosa. Gli avessero anche offerto di andare da un'altra parte, però Malnate l'avrebbe avuta sempre nel cuore. Da qui allora un aspetto che è stato anche già ricordato, questo ritornare con la memoria al tempo che fu. Nell'introduzione l'ho un po' paragonato a Guido Gozzano, delle pessime cose, messe tra virgolette pessime, cioè tra le piccole cose di pessimo gusto. Una Malnate che era nel suo cuore e che lo riportava alla sua giovinezza, una Malnate forse più semplice, meno complicata, una Malnate che mi permetterete di cercare di far rivivere leggendo una delle sue poesie. I Mecassei. Se te me domandat cos'è che da bella Malnà, ta pudaria rispond, un mus da rop, ma mi, a gu indul cœur e anche indul gos, un sit, che mi cognos in tutti i sossas e sassi, che avaria mai dovuto cambiare per tutto l'or del mondo, perché rappresenta quel che mi son. Teva una volta, d'un acqua tarca, e pro, e boschi in quantità, mi sedi con tu l'Abramo e con tu l'Enrico, vien di poc fie che va là, a Sciura Marietta, a Bianca, a Paolina, a Minona, a Bagulona e a Vitturina, un Breus con ti pom d'un suo giardin, un Bruno, Adelina e un Pierin, i quater firpo e il Sciurroletto, un Menonu, la Ginette e un Paolin, un Minella, la Duina e il Severin, evan un Memont. Per quel che mi disi che a Malnaghe domà un sì, che le più sevelta tucci, un angolo da paradis che mi ami, che mi veri, che le sempre con me, e se ti te vera savè come se chiama stu bel sit, cerca l'Enrico, cerca l'Abramo, l'ur an pudu resta lì. Adesso come gli dico sempre alla Maria Vittoria, che la dico sempre, Maria Vittoria sei una dottoressa, adesso ti presento la dottoressa Luisa Franzi. Niente di più sbagliato, ovviamente. No, perché se... Io sono qui perché, come tutti voi, ho amato moltissimo Donato e sono troppo felice, lo sono stata nel passato con lui e sono stata felice anche oggi, anche quando mi hanno chiesto di scrivere la presentazione sul testo delle poesie di Donato. Ho pensato di iniziare, non semplice, questo intervento, perché di lui ho detto tanto e dovevo trovare qualche cosa di diverso. In realtà, ascoltando tutti loro, e sono sicura che se ascoltassi anche voi direste le stesse cose, ci allineiamo tutti sulle stesse parole. Per cui le parole che io dirò adesso sono quelle che trovate sul testo, quelle che trovate sugli articoli che abbiamo scritto per lui, quelle che ci siamo detti adesso, perché la descrizione di un uomo non varia da persona a persona, la descrizione di un uomo è quella, se quello è l'uomo. A Donato Pedroli, amico e maestro. Un cassetto dischiuso con apparente casualità, una scrivania verde, libri ben allineati, un registro, quaderni aperti, matite rosse e blu,
una macchia di inchiostro su una carta assorbente slabbrata, la penna e il calamaio, tracce, orme del pensiero, suoni in forma di graffiti, per attraversare il tempo lasciando un'impronta di sé, certezze di vita, di pensieri, di azioni, memoria di ideali, di sogni, di passioni, istanti di vita fissati in un quadro della memoria, emozioni di forme e di colori, luoghi dell'anima, intrecci di vita, echi remoti di voci bianche, brusio sommesso e indistinto, vita palpitante e armoniosa, un quotidiano intriso di sogni e di parole, di risate e di conoscenze. E tu e la tua voce forte, chiara, sopra tutto questo, a tracciare strade, ad aprire confini, a costruire futuri. Caro Donato, sei e sarai sempre un maestro per sempre, umile e autorevole, artigiano, ho scelto questa parola perché mi piaceva tantissimo, artigiano di anime, sappiamo il lavoro dell'artigiano, dalle cose informi riesce a dare vita, per cui parola cercativa, artigiano di anime, ricercatore e intellettuale raffinato, esigente verso te stesso e gli altri, innamorato dei tuoi alunni. Sei stato un padre scelto, bella la dicitura prima, lui era Donato, per cui sei stato un padre scelto da centinaia di bambini. Hai saputo insegnare anche ciò che non si trovava sui libri, l'onestà dei gesti e del pensiero, il gusto e il desiderio di sapere, il coraggio di riflettere e di andare controcorrente, la capacità di giudizio, l'orgoglio di essere grandi e la gioia di disporre di se stessi. Hai educato insegnando, che è uno dei valori più grandi, no? Educare insegnando, insegnando, educando. Con la consapevolezza che si può insegnare bene, come diceva Platone, solo ciò che ci conosce, solo ciò che si conosce, si ama, ma soprattutto si vive. Caro Donato, tu vivi adesso qui, in questo momento, con noi, in tutti noi che siamo venuti ad omaggiarti ed a stringerci intorno alla tua bella famiglia. Vivi attraverso le molte tracce che hai lasciato a scuola, di cui abbiamo parlato, ma che ripeto volentieri, nell'oratorio, nel sociale, nella bellezza dei tuoi quadri. Lui dipingeva con amore, ho visto i quadri che Mariangela Casa e sono molto belli, in tutti i poster che ha fatto per noi in oratorio, in tutti i grest estivi che allora non si chiamavano grest ma campi dell'oratorio, nel sociale, nella bellezza dei tuoi quadri, nelle nostalgiche parole delle tue poesie. Ho visto che molti di noi, io per prima, eravamo commossi nel sentire Maurizio che leggeva questa poesia bellissima e che ci ha riportato tutti al tempo di quando Malnati era un'altra storia, era la storia dei nostri genitori, dei nostri nonni. Nella bellezza delle nostalgiche, nelle nostalgiche parole delle tue poesie, in quell'immagine tanto cara del tuo incedere solenne e gioioso, nel tuo sguardo buono ma irriverente a volte, nelle tue grandi mani aperte alla solidarietà, nella tua passione politica travolgente, nelle battaglie indomiti per sostenere le tue idee, fra i tenderi campeggi, ho fatto dei campeggi con lui ed è stato proprio bello, divertentissimo devo dire, tra le tenderi campeggi in montagna o sui campi di pallavolo con la tua tuta azzurra a righe bianche e in quella panca in chiesa dove tu e Mariangela insieme simboleggiavate la fede in un Dio comune e in un amore sponsale testimoniato. E allora, come dice il poeta, nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le impronte che lasci. Grazie. Grazie. Allora, prima di passare la parola alla Titti, c'è il signor sindaco, abbiamo l'assessore che ci rappresenta, o l'assassina dei servizi sociali, perciò se volete dire una parola
Poi abbiamo il dirigente scolastico, mi sembra di averlo notato, perciò se vuole come dirigente della scuola attuale dire qualcosa, venga pure. Prego. Buonasera a tutti, non sapevo di dover parlare, però sono molto lieta di portare il mio saluto in qualità di sindaco ed è bello vedere qui questa gente, questi cittadini che sono tutti qui venuti ad omaggiare Pedroli, Donato. È bello sentire i racconti di Donato. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però ho conosciuto la sua famiglia, oggi il figlio che mi mancava, ed è bello proprio capire come questa città si è formata nel tempo, e lo vediamo tutti i giorni, lo raccontiamo ogni volta che c'è un evento in cui si mette in risalto la capacità eccezionale di Malnate di fare rete e di fare per gli altri. Quindi credo che Donato sia stato una delle persone, una figura importantissima del nostro territorio che ha valorizzato questo aspetto particolare della nostra comunità, cioè quello di dare per gli altri. E quindi questo vi fa onore alla famiglia, fa onore all'associazione che ha fondato la Solidarietà, però credo che faccia onore a tutta la comunità. Grazie, grazie a voi di averci donato questo. Beh, io sono ritornata bambina perché il maestro Donato, noi lo chiamavamo così, è stato il maestro di mio fratello, per cui la seconda tornata, no? Da come ho capito, perché no, la prima tornata, sì, perché c'è anche mio marito e anche lui è stato l'alunno del maestro Donato. Sì, cioè. Poi anch'io ho avuto modo di avere delle ripetizioni di matematica, perché io in matematica facevo un po' fatica, per cui ricordo del maestro Donato, era il maestro Donato, insomma. Poi l'ho ritrovato come assessore, quando poi sono stata all'asilo nido come educatrice, lui è stato il nostro assessore, per cui anche lì un sostegno, un ritrovarsi, è un piacere anche di ritrovarlo insieme, lavorare insieme per il bene dei bambini. E poi ecco quello che ci ha lasciato, ecco la solidarietà, ora che sono io assessore ai servizi sociali, so cosa significa avere una realtà che sostiene l'amministrazione comunale in tanti momenti di emergenza, perché questa è l'emergenza sempre pura di Andreana, ecco, ne è un buon riferimento, ecco. Un ringraziamento a tutti, ecco. Tutta l'associazione, certo, con tutti i volontari, tutti i componenti, perché noi facciamo riferimento a te, ma dietro c'è comunque davvero tanti volontari che non sono instancabili, ecco, questo sì, è un'attenzione. Grazie a tutti. Prego. Buonasera a tutti, pochi mi conoscono, magari non ci siamo visti tantissimo, sono dirigente da pochissimo di questa scuola, di cui sono onorato, della scuola, il comprensivo di Malnate, che comprende adesso tutto la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria, e non ho avuto modo di conoscere Donato. Quando mi è arrivato l'invito sulla mia email, ho cercato di capire chi fosse, la presentazione del libro, un libro di Donato, ho detto chi è. E poi scopro che era un maestro, che non ho avuto la fortuna di conoscere, e che però so che è impegnato tantissimo a scuola e che ha fatto tantissimo per Malnate. E quindi era doveroso da parte mia di essere presente, perché comunque faccio parte della scuola, da poco, ma faccio parte di una scuola che lui ha costruito e che quindi se sono qua anche grazie a lui. E leggo tra le tante cose questa di Mariella Ambrosetti, che è un'altra maestra della nostra scuola, che è stata maestra della nostra scuola, che parlava di Donato che era esperto di sussidi didattici, perché non ha avuto la fortuna di assistere all'era del computer, però so che gli è stata dedicata poi dal mio predecessore Valli un'aula di informatica, che spero che riapriremo presto, la sindaca, che abbiamo chiuso per motivi tecnici, ma speriamo di riaprire e renderla ancora più bella. E questa cosa per piacere, che è stata dedicata a un'aula, e leggo una frase che ha scritto la Marinella, che parla che Donato amava moltissimo la scuola, ma soprattutto gli scolari.
su questa frase io mi ritrovo, anche io amo la scuola, anche io i miei alunni, che non sono più scolare, sono studente, ma sono sempre scolare. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ringraziamo tutti per le belle parole. E adesso la Madame Titti. Allora volevo dire una cosa ridicola. La mamma è stata chiamata per tanti anni signora Donato. Sì, sì, signora Donato, va bene. Niente, io presento una... volevo soltanto dire questa cosa. Mi è venuta in mente una frase di padre Zanutelli che dice: noi siamo chi incontriamo. E penso che se siamo tutti qui dopo più di 20 anni è perché una traccia di Donato ce l'abbiamo dentro, no? Del mio papi. E ringrazio tutti per essere qui, davvero. A tuttissimi, davvero, anche persone che non avrei mai pensato di vedere in questa situazione. E leggevo in questi giorni una frase di Martin Luther King e diceva: noi abbiamo imparato a volare dagli uccelli, abbiamo imparato a nuotare dai pesci, però non abbiamo ancora così imparato ad essere fratelli. Forse il mio papà ha lasciato proprio una testimonianza di questo, e illuminato sicuramente da una fede che è un dono, io ritengo, ecco. Però si è avvicinato anche a chi non aveva avuto questo dono, per cui questa attenzione è ancora più alta da leggere. E niente, riprendo una cosa che ha mandato un'amica questa settimana, l'ho un po' cambiata, ma mi sembrava adatta per il mio papà. Nel curriculum della vita di ogni persona andrebbe scritto quante volte ha amato e poi pianto, quanto invece ha riso, ha abbracciato, accarezzato e ballato e teso una mano a chi stava soffrendo. Queste sono le cose che modellano un essere umano. Mi sento di dire grazie papi per questo esempio, ecco. Prima di leggere, la mamma aveva scelto due testi brevi, voleva leggerli in dialetto, ecco, però volevo fare un intermezzo così sciogliamo un attimo l'emozione. E abbiamo invitato Edoardo, che oltretutto è un cantante lirico e fidanzato di mia figlia, e abbiamo scelto una canzone che è un simbolo dell'amore di cui parlava Luisa, no? di questo amore sponsale che ha permesso anche al papà di poter fare tante cose, perché come è stato detto, se la mamma non fosse stata così presente non avrebbe potuto immergersi in tutte queste passioni, no? Ecco. E abbiamo scelto una canzone che è un po' il loro simbolo, non è in dialetto lombardo, per cui magari qualcuno si sente più rappresentato. Vuoi annunciarla tu? Cuore ingrato. Sì. Prego. Allora, Edoardo alla voce e Daniele alla chitarra. Cuore ingrato. È la canzone nata mia e Edoardo. Perché io l'ho fatto da giovane, cantavo come soprano. Quando lui ha sentito Cuore ingrato, dice: mi hai fatto innamorare. Questa sti parole amore, e che me parli o core, me turniente Catarì, non te scurba, cataccia dato core Catarì, non te scurba. Catarì, Catarì, che pena dicere, stu parlo da me, da spasa me, tu non c'è pienza stu dolore mio, tu non c'è pienza tu, non te ne
l'aurora. Due testi che ha scelto la mamma. Allora, la prima, parlavamo di mannate, Maurizio ha scelto quella più toccante. Io invece di mannate ho scelto questa, grazie, scusa. Questa che si chiama Contemplando, contemplando. Se te vedi Manuron e te guarda giù in da piana, ti te quede quel calè, sto paese da mamma, e te sentiti in dolcore, una dolcezza indefinita, e te venda stendi i bracci per sentirti il visè. Mi matisi quanti teci, quanti capari soggetti, e mi fissi lì e guardai come si fissa di monumento. Incominciando il campanè, mi vu da chi, mi vu da là, ed è come se mi passassi proprio in mezzo ai suo campo. Ma il Murone e la sua Madonna, e la sua guarda giù, e se stacca a menga mai da vedere il suo malnà, mo mi ricordi che quando sevi un fiorello e pensavi che dopo il ponte ha finito tutto il monte, e le menga che per quel mi affissi più contento, mica su che il monte, mica su che il monte è grande e conosco un miso da gente, vereria che tu s'affiss com'è in quei momenti, quando giocavi con i miei amici e nessuno leva per me un nemico, mi ti guardi o me malnà da sta cima da Malmurone e capisci che ti domà ti può dar felicità. Non leggo la traduzione, però me la leggete voi già. L'altra è una poesia breve. Aspetta, Si chiama La bellezza del cielo. Vedete cos'è per lui la bellezza del cielo? E se ti capita d'aver senza un preciso concerto un guardaroba vecchio da toccare, che assiste mai spazzacando, e una folata d'odore, cagando mai bei fiori, la tava su a dosi dosi per un nos, e la ta impienis del cuore vos, odore da tua mamma, che si anche la che più la ta ama, strange che porvisti, ricordas da quei bei dì, stenti tutta morbidezza te ne senta, doni su buona carezza, riprova il suo calore,
calcanicera ogni dolore, sciogliasse lacrime in un cor da pelle, le godetti da bellezza dolce. Domani porto lui, sembra che... Allora, se c'è qualcuno tra voi che vuole dire qualcosa del Donato, il microfono è libero e potete intervenire. Se invece... Maria Vittoria ti tocca. Oltre di tutto la dottoressa Maria Vittoria ha scritto la cava e non so se ci ha lavorato per un anno dentro per raccontare tutta la storia di 35 anni della solidarietà malnatese. Questo sì. Non voglio però parlare di questo, no, ci mancherebbe. Ma voglio ricordare Donato. L'ho conosciuto da quando andavamo a scuola, perché io frequentavo la seconda magistrale e lui la quarta, per cui tutte le mattine facevamo la strada insieme per andare a prendere il treno e così al ritorno. Ma poi ci siamo ritrovati insegnanti nella stessa scuola a Malnate e il nostro rapporto è sempre stato un rapporto di grande amicizia e di grande comprensione. Donato era quello che al mattino arrivava sempre almeno un'ora prima di tutti gli altri per preparare tutte le coppie, perché allora c'era il ciclostile, non c'erano i grandi mezzi di adesso, e il ciclostile andava fatto funzionare con una bella manovella, per cui il povero Donato si accollava veramente una grande fatica, e quando noi arrivavamo a scuola trovavamo tutto il lavoro pronto. Questo bisogna proprio ricordarlo. Naturalmente ci siamo ritrovati anche quando, cambiando casa, allora io abitavo in Maragiola, poi sono arrivata dove abito adesso, in Piazza Libertà, e percorrevamo un tratto di strada insieme. Proprio lì lui mi parlava, era assessore allora ai servizi sociali, e mi parlava dei casi tragici che arrivavano da lui e della tristezza di non poter intervenire immediatamente, perché purtroppo la burocrazia deve fare la delibera e poi trovare i soldi e poi ci sono 6 mesi prima che si possa intervenire. Per cui il suo problema era proprio quello di trovare qualcosa che intervenisse immediatamente, perché non può pensare di aiutare una persona dopo 6 mesi. Se una persona ha veramente bisogno, occorre aiutarla in quel momento. E lì proprio, chiacchierando tra noi, è venuta fuori questa idea della solidarietà. Ed è stata una grandissima idea che permette di intervenire velocemente sui casi tragici che purtroppo ci sono stati e ci saranno sempre.
Gesù Cristo ha detto, i poveri saranno sempre con voi, ha detto lui 2000 anni fa, e ancora è così. E devo dire che sono convinta che su in cielo Donato oggi sia molto felice, felice di questa iniziativa della sua famiglia, che ha pensato bene di riunire le poesie che lui scriveva. Io tra l'altro, proprio mentre facevamo gli esami di quinta in classe di Angela Mannati, noi eravamo i due commissari esterni, ho avuto modo di vedere la velocità con cui scriveva, perché noi interrogavamo i ragazzi e lui in un angolo scriveva, e tra l'altro, a detta di Angela, ha saputo proprio centrare il carattere di questi ragazzini che si presentavano agli esami un po' impauriti, un po', si sa, insomma, quando si va all'esame si è sempre sotto stress, a una velocità supersonica. Io quella poesia tra l'altro l'ho da tanto tempo, perché appena scritta l'ha fatta avere a me e anche a Angela, e l'ho ritrovata nel libro. L'ho ritrovata nel libro, e aveva veramente una rapidità di scrittura che scrivere è vero, ma scrivere in poesia non è facile. Lui lo faceva così, forse era proprio la sua vena dentro. Dico che Donato sarà molto felice, felice perché le sue poesie sono servite a dare linfa alla sua associazione, e questa è la cosa più bella. Altro personaggio di Mannate, Mauro Sarasso, presidente della Consulta Sociale. Sì, ti ringrazio Andrea. È doveroso per me essere qui, proprio nel ruolo istituzionale che ho, di presidente della Consulta Sociale. Devo dire che avendo assunto questo incarico tanti anni fa, ma essendo a contatto con tutte le associazioni che fanno parte della Consulta, è stato per me un momento di crescita personale, perché in effetti io non sono di Mannate, sono arrivato a Mannate nell'88 quando ho scoperto adesso che Donato aveva dato vita, quindi siamo nati insieme, sono arrivato a dicembre dell'88 e l'anno successivo i miei figli sono andati a scuola, la mia figlia, la Lisa. E con mia grande sorpresa ho trovato un maestro, e questo maestro era Donato. Quindi ho due motivi per poter ricordarlo, e qui lo scopro in veste di poeta, che non sapevo che fosse. Non ho avuto l'opportunità di poter lavorare con lui, operare con lui in questo sogno che lui aveva, però penso di aver potuto farlo dopo con chi ha preso il suo testimone, e lo faccio ancora volentieri. Ed è un'occasione per me di ringraziare tutti i volontari della Solidarietà, ma anche di tutte le altre associazioni con le quali noi ci incontriamo regolarmente e produciamo solidarietà, grazie al nome. Donato l'ho incontrato forse per 2 anni, perché poi dopo non so se era andato in pensione, si era ritirato. Mia figlia, credo fosse nel 92, 93, non mi ricordo. Però ecco, questo maestro per me è sempre stato un qualcosa di particolare, perché avevo sempre sentito parlare di maestri, anche da bambino, ma io ho sempre avuto solo maestre, e quindi non sapevo che c'era anche il ruolo del maestro, l'ho poi scoperto. E per me Donato è stato ero un rappresentante dei genitori, quindi lo incontravo regolarmente nella veste ufficiale, ed è stato per me un segnale che questa scuola poteva dare dei grandi valori ai nostri ragazzi. Grazie ancora.
un altro personaggio che abbiamo è il preside Maresca, molto importante per il nostro territorio per anni, secoli, con la solidarietà. Secoli. Non dimentichiamoci la borsa della spesa, ormai da anni, anni raccolte nelle scuole del territorio. Grazie, signor preside, prego. No, non pensavo proprio di dover parlare, altrimenti mi sarei preparato. Ecco. Ai, 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 ai. No, io un ricordo di Donato lo devo, perché siamo stati insieme come assessori. Lui era alla pubblica istruzione, io ero alla pubblica istruzione e alla cultura, lui era ai servizi sociali. E ricordo che i primi punti all'ordine del giorno di giunta erano i punti di Donato Pedroni. Non si poteva scappare. Se io avanzavo una proposta, no! Primi punti all'ordine del giorno. Era il periodo degli albanesi, che avevamo in Villa Breghenti, e lui con tanta passione, e qualcuno gli diceva: Donato, ma lascia perdere. Ma lui ci metteva tutto perché anche quelli che erano venuti e stavano in Villa Breghenti avessero un posto degno di poter vivere degnamente la loro vita. Ecco, questo è il mio ricordo. Poi abbiamo avuto anche dei contrasti dal punto di vista politico, perché io volevo fare qualche iniziativa e me la stoppava perché diceva: no, dobbiamo fare prima questa. Quindi venivo sempre dopo. Però un ricordo molto bello, e mi avete chiamato a dirlo e io l'ho detto. Grazie. Non devo dire che sto leggendo le poesie, cerco di leggere in dialetto. Non sono doc, quindi non posso, però c'è la traduzione accanto. Però con la maestra Biancardi cercavo di capire le poesie dal dialetto direttamente, per cui forse qualche cosa l'ho imparato anche io. Signor Sassi, tocca a lei. Sono tutti personaggi che non è facile avere tutti i giorni, perciò mi permetto di interpellarvi. Grazie. Beh, anch'io non ho preparato proprio niente, quindi mi avete preso un po' così alla sprovvista. Io ho due ricordi fondamentali. Ricordo da bambino, perché anch'io sono un po' datato e ho avuto modo di conoscere Donato come maestro, ma non l'ho avuto perché io ho avuto una maestra, purtroppo la maestra Malinverno, che era una classe mista, quindi, però si vedeva Donato, il maestro Buzzi, erano figure di riferimento molto importanti. Poi ho conosciuto Donato in politica e devo dire che con lui ho condiviso un cammino fatto di 10-12 anni, e in questo cammino diciamo che mi ha portato praticamente a essere presente a casa sua tutte le sere bisogna andare per confrontarsi, perché c'era da scrivere l'articolo sul giornale comunale, c'era da fare questo, c'era da preparare. Lui era il nostro capogruppo e quindi come capogruppo era la mia figura di riferimento, quindi il ricordo molto molto particolare di questi 12-13 anni di impegno civile che l'ha visto protagonista sicuramente per Malnate e per la sua città. Grazie. Professore del CSI? Serino. Serino. Mi sembra il prefetto fa così, fa le riunioni e poi comincia. Sindaco di Malnate, sindaco di Lossa. E devi stanare. Pensiamo di il non sentimento che sento, che provo fortissimo questa sera, è un sentimento di riconoscenza. Di riconoscenza da parte dei malnatesi, ma per allargare il territorio, di conoscenza di tutta la provincia, perché i fondatori del Centro Sportivo Italiano, del Comitato Provinciale di Varese, sono stati tutti di Malnate: Attilio Mentasti e poi il grande Donato. Il Centro Sportivo Italiano è un ente di promozione sportiva che sente e vede lo sport come una preziosa occasione educativa. Se si vince bene, ma se si formano gli uomini è meglio ancora.
E Donato è stato anche per il centro sportivo un grandissimo maestro, una persona di riferimento, una di quelle persone di cui sentiamo oggi una mancanza terribile. Prima lei ha detto una frase molto molto bella parlando di Donato come maestro, ha detto che era innamorato dei suoi alunni. Un altro innamorato dei suoi alunni è un personaggio che tutti conoscete, perché quest'anno stiamo celebrando il centenario della nascita, ed è Don Lorenzo Milani. E ho sempre fatto riferimento, anch'io sono stato un insegnante, e per me il riferimento è sempre stato Don Lorenzo Milani, perché Don Lorenzo Milani ha dato la sua vita per gli ultimi, ma tutto quello che ho sentito questa sera lo possiamo tranquillamente, senza nessuno sforzo, riferirlo a Donato. Per cui Donato, mi piace avvicinarlo, non paragonarlo, ma quasi nello stesso piano del grande Don Lorenzo Milani. Dare la vita per gli ultimi, tutte le iniziative di solidarietà sociale che ho sentito questa sera vi fanno veramente onore. E su quella strada dobbiamo continuare. Mettiamo al primo posto gli ultimi, ma attenzione, gli ultimi, come diceva Don Lorenzo e come diceva e poi ha dimostrato con la sua lunga passione, i veri poveri sono gli ignoranti, sono cioè quelle persone che non hanno avuto possibilità di avere una cultura, una preparazione, e per cui, diceva Don Lorenzo Milani, e automaticamente lo attribuisco anche a Donato, che l'ignoranza rende schiavi. E la schiavitù più brutta è quella dell'ignoranza, perché poi gli altri ne approfittano per sfruttare. E allora con questa idea, con questa immagine di vedere questi due giganti, vi ringrazio Mariangela, perché siamo stati 40 anni vicini insieme alla professoressa Papelli per lavorare come volontari per migliaia di ragazzi, con la speranza che almeno un piccolo briciolo di bene possa anche essere, come posso dire, continuato e allargato. Per cui grazie Mariangela, grazie alla famiglia, grazie a voi per aver avuto un cittadino così importante. Grazie molte. Allora, visto che faccio il prefetto, la Titti forse vuole fare una canzoncina, ma noi prepariamo nel bar, c'è un rinfresco per tutti, no, perciò sentiamo la canzone. Però. Non andate via, finita la canzone, passate al bar. E tutti i salmi finiscono in gloria. Vediamo un po' come viene. Vediamo poi. Però hai pianto poco. Hai pianto poco. Sono strabiliano. Mi alzo e fuori ancora luna piena. E esco per toccare la mia terra. Altra notte da ascoltare, niente che ti fa capire, questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, porta un dolore sale a farmi male. Ma un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. Oh,
mare. Il cerchio rosso del sorriso, luce bianca sul mio viso, nuovamente pronto a ricominciare. Thank you.